commerciali che si incontrano in strada, spettacolare. Se volete passare dai loro social, YouTube e Insta, pubblicano anche loro dei video, delle storie. E niente, adesso direzione parcheggio a 200 e passa chilometri da qua, consigliato da Jenny, quindi vediamo un po'. Se è consigliato da loro è perché è top, quindi arriviamo. Niente, sto andando dove appunto mi aveva consigliato Jenny e ho fatto una deviazione per fare gasolio. È successo un guaio catastrofico. Dopo vi faccio vedere. Praticamente sono andato all'autolavaggio e ho visto che c'era l'autolavaggio. Ho girato dentro, ma ho allargato un po' troppo la curva e ho preso dentro la tettoia del parcheggio dove fa praticamente si aspira la macchina, l'autovettura. Secondo me doveva essere segnalata la tettoia così bassa, perché ci passa appena appena il camper, e nel momento in cui tu metti un lavaggio camper con la scaletta, con la passerella, cioè deve essere per forza carrabile. Non così, però va bene, non c'era nessuno, non potevo fare nulla, non potevo chiedere niente. E niente, adesso praticamente mi ha scardinato via il pannello solare e che era con i rivetti, fortunatamente ha fatto un poco danno, era con i rivetti, e poi il pannello solare ha picchiato contro la presa d'aria che c'è nel bagno e l'ha spaccata tutta. Dovrei incollarlo e c'è una vite che tiene, quindi riesco a fare da tenuta. Adesso, appena arrivo a destinazione, vado sul camper, la faccio. Praticamente ho scardinato il pannello, sono venuti via tutti i rivetti che ho messo, e perché ho preso dentro questa tettoia. Poi è venuto via anche il, faccio vedere se qui c'è un po' di casino, è venuto giù tutto, ecco il cappellotto qua del caminetto, che adesso vado subito a incollare. Questo lo incollo con silicone e lo tiene solo una vite, che a me non interessa che stia lì, che non scappi, che non voli via se si stacca il silicone, una vite la tiene. E c'è il pezzo sotto che è là, e poi vi faccio vedere fuori. Ho spaccato quello lì, vedete? Adesso vedo di sistemarlo. Intanto sono arrivato qua, a questo posto qua, non c'è nessuno, parcheggio completamente vuoto, ci sono solo io. Bellissima cittadinella, guardate là, spettacolo, passeggiata, mare, completamente isolato, vedete? Adesso vado su a mettere il coso, insomma, il cappellotto. L'ho preparato, ho tirato via il silicone. Adesso gli metto silicone nuovo. Ok, diciamo che va bene. Adesso domani gli metto la gomma liquida nera e così copro tutto. E per il momento è a posto. Una bella passeggiata quel posticino qui, ragazzi, è proprio, c'è una passeggiata tremenda, lunga, lunghissima,
parco giochi per i piccoli. Vabbè, queste penso che siano casette. E poi ci sono dei bar in giro, palmette. Fine. Una bella spiaggetta, cavolo. Buongiorno ragazzi, no vabbè, ma che roba.